Buonasera, buonasera web ascoltatori di Liberi.tv, stasera Marco Marchesi in onda che conduce Liberi al Pub e incominciamo a salutare i nostri ospiti. Prima di tutto il titolo della trasmissione: stasera faremo un processo all'euro e ragioneremo sull'euro e per l'Europa. Preciso prima di tutto che questa qui non è una trasmissione anti-europeista, tutt'altro, però discuteremo di economia, di problemi economici, di tutto ciò che ne consegue in relazione chiaramente alla crisi economica. Io incomincio a salutare i nostri ospiti e comincio da Davide Tutino, che è consigliere municipale al Municipio 7 di Roma per la lista civica Marino. Benvenuto Davide. Poi Buonasera. abbiamo, buonasera a te, abbiamo in linea Paolo Musumeci, già collaboratore di Democrazia Vendesi. Paolo, sei Ciao, ciao a con tutti. Daniele Carcea, già componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Benvenuto Daniele. Ciao a tutti. È una voce che su Liberi TV c'è già stata diverse volte. E poi dopo Francesco De Paolo, giornalista e saggista. Benvenuto Francesco. Buonasera a voi. Bene, allora ci siamo tutti, nonostante i temporali locali della mia zona, la linea sembra reggere abbastanza bene, robusta. Affrontiamo questi 60 minuti di trasmissione e affrontiamo, diciamo, un ragionamento complesso. Poi, peraltro, oggi insomma, si sta tenendo il World Economic Forum, quindi i temi economici sono assolutamente di attualità. Noi abbiamo un po' l'ambizione di fare un processo all'euro stasera, in una chiave non anti-europeista, ma vogliamo fare un po' l'analisi di quelli che sono i problemi economici in relazione proprio al sistema monete, a questo sistema economico. È appena discusso anche un importante decreto che coinvolge la Banca d'Italia, c'è di mezzo, insomma, la privatizzazione di una parte consistente delle poste, molte cose in economia si stanno muovendo. Come si sta muovendo l'economia in questo momento? Diciamo, la politica vede la luce fuori dal tunnel. Non sappiamo se questa qui è una luce vera o siano delle vere e proprie allucinazioni, perché fra la gente comune ancora c'è lo scoramento più totale. Io vorrei dare, diciamo, a questa introduzione la parola già subito a Davide Tutino per chiedergli un po' cosa ne pensa lui e quali sono gli esperimenti a cui lui sta lavorando e che si possono mettere in campo per alleviare quelli che sono gli effetti della crisi economica. Se sentite un telefono che squilla, è il mio, lo dico subito, mi sono dimenticato di staccarlo. Comunque smetterà di suonare fra qualche secondo. Prego Ma Davide. anzitutto quello che mi sento di dire è che dobbiamo interrogarci sul senso delle istituzioni europee, ovvero anzitutto a chi servono e a che cosa servono queste istituzioni. Non possiamo dimenticare che il fine dell'istituzione politica, possiamo scegliere che sia il vantaggio di qualcuno o il vantaggio dell'essere umano, di alcuni poteri o degli esseri umani. Così come dobbiamo ricordarci di qual è lo scopo essenziale della moneta. Lo scopo essenziale della moneta è scambiare all'interno di un normale rapporto economico. Allora, ecco, io credo che uno dei problemi principali di questa crisi e di queste crisi è che noi abbiamo dimenticato gli scopi per cui esistono le istituzioni, per cui esistono gli strumenti economici. Anzitutto la moneta è strumento, la moneta non è fine, la moneta non è lo scopo dell'economia, la moneta è lo strumento dello scambio. È chiaro ormai che la moneta è diventata lo scopo, cioè il sostegno alla moneta, il feticcio euro, soprattutto che va salvato ad ogni costo, a costo di distruggere chi usa l'euro. Allora, ecco, io credo che anzitutto per porre un problema politico dobbiamo chiederci chi è il nostro scopo, quale è il nostro scopo. Il nostro scopo è anzitutto il cittadino. Si è costruita un'Europa basata su una moneta anziché sul diritto. L'infrastruttura, no, io non posso
dare la macchina se non ci sono le strade. Allora, la strada qui non era la moneta la strada da costruire. La strada da costruire è l'infrastruttura da costruire in Europa, è il diritto, e con lo sbandieramento di un'idea di Europa unita si è fatto invece passare la mercificazione di qualunque cosa a partire dall'essere umano e il fatto che l'Europa unita fosse la moneta unica. L'Europa, io penso che per certe cose fosse più unita prima dell'euro, fosse più unita prima dell'euro perché era ancora un'aspirazione, era ancora una primavera, diciamo così. Adesso siamo veramente nell'autunno, o si può temere nell'inverno di questa Europa. Cosa stiamo tentando di fare a livello locale? A livello locale noi non possiamo chiaramente interagire con poteri estremamente grandi, poteri finanziari, poteri bancari, poteri che hanno le loro, diciamo, comode sedie a Bruxelles e a Strasburgo, ma in realtà non necessariamente lì, perché poi BCE, poi Banca Mondiale e quant'altro. Non possiamo interagire con quei poteri, possiamo ragionare in termini locali che però non siano localisti e non siano anti-europeisti, siano di accesso alla comunità mondiale attraverso il rispetto e la valorizzazione del territorio. In questo senso è lo SHEC, con l'aiuto in particolare di Luigi Paoletti, e con un ragionamento che stiamo tentando di fare con tutte le forze politiche, ci stiamo sforzando di andare nella direzione dell'affiancamento di una moneta complementare, cioè lo SHEC, l'acronimo di Solidarietà che Cammina, è una moneta che si configura come, diciamo, monetizzazione di uno sconto reciproco all'interno di una rete di utenti, che sono reti di utenti che sono utenti locali che valorizzano il territorio. In che senso? Nel senso, ad esempio, non vi è inserita la grande distribuzione. Perché? Perché la grande distribuzione tendenzialmente non produce, come si dice a volte, posti di lavoro altrove. In realtà produce profitti finanziari che riacquistano il debito del paese e aggravano il debito del paese. Quindi che cosa accade? Sì. Guarda, io con questa tua ottima introduzione mi fermerei qui, però mi fermerei qui perché ti voglio dare poi dopo la parola per spiegare bene che cos'è questo sistema SHEC e che cosa state mettendo in piedi. Volevo chiedere però, per far capire meglio anche ai nostri web ascoltatori, volevo chiedere a Daniele Carcea se ci poteva spiegare che cos'è la moneta, perché so che su questo Daniele è ferrato. Sì, cominciamo. Intanto buonasera a tutti. Mi sentite? Perfettamente. Eccomi. Allora, iniziamo a occuparci di moneta con Paolo e i compagni livornesi nel lontano 2005, quando ci posero la questione del signoraggio bancario. A quel punto lì cominciamo a interessarsi di questa questione e capimmo che questa era la madre di tutte le situazioni che andavano studiate e capite, per capire veramente quello che stava succedendo, che succede nel mondo, e come ci sono delle forze che agiscono e determinano anche i destini di interi paesi proprio sfruttando questo meccanismo della creazione del denaro, della sua mobilitazione finanziaria e tutto quello che abbiamo capito in questi anni grazie anche alla crisi nata coi subprime. Quindi ci siamo occupati di capire come questa moneta veniva emessa, e abbiamo capito che il fatto che venisse gestita dalle banche centrali, che in buona parte sono di proprietà delle banche private, quelle commerciali per così dire, può costituire, anzi costituisce un bel problema, anche perché la moneta è unica. Al di là che ogni paese può avere una sua moneta, il fatto che la moneta è comunque un monopolio naturale, ci chiedevamo come mai dovesse essere
un organo indipendente, una banca centrale che non dipendeva più direttamente dal tesoro ad emettere questa moneta e quindi a gestirla, a calcolare lei la quantità di moneta che doveva essere in circolazione. Questo dell'autonomia delle banche centrali è diventato un feticcio che si è andato sviluppando soprattutto dagli anni 70-80 in poi, e la cosa che comunque è diventata importante, vediamo anche oggi ad esempio quello che è successo in Parlamento, dove Saccomanni e il governo, che non è che la continuazione del governo Monti, il governo BCE, governi che di fatto stanno commissariando l'Italia, si è dato comunque interamente la Banca d'Italia alle banche private, ricapitalizzandola. Già il professor Tavellini nel 2008 reclamava, il rettore della Bocconi, non quindi un keynesiano dell'ultima ora, ma proprio l'università forse più liberista che c'è in Italia, diceva che la Banca d'Italia andava rinazionalizzata e queste quote dovevano ritornare al tesoro, dando alle banche solo quei 156.000 euro che erano il vecchio capitale sociale. Perché? Perché il patrimonio della Banca d'Italia appartiene ai cittadini, e lui lo diceva chiaramente in questi articoli che scrisse: il patrimonio netto della Banca d'Italia appartiene ai cittadini, e si parlava di 20 miliardi, e lui usava proprio il termine, è il signoraggio che appartiene al popolo. Quindi era chiaro, e lo riprendemmo anche con degli articoli che facemmo noi come Libera Livorno e Libera Moneta. Quindi la questione della proprietà del denaro, della proprietà della moneta, della capacità e del potere di stampare anche moneta per tenere i tassi di interesse bassi, quindi devono essere legati per forza al cappio dei mercati che ci devono imporre loro il tasso di interesse, agendo o meno sullo spread, quindi vendendo anche allo scoperto i nostri titoli, come è accaduto 2 anni fa. Tutta questa storia ci dice che noi abbiamo devoluto la sovranità monetaria negli anni passati, forse non consapevoli di quello che stavamo facendo. E per seguire questo totem, questo idolo dell'Unione degli Stati Uniti d'Europa, siamo partiti di fatto dalla cosa che probabilmente non andava fatta, quella di una moneta unica, anche perché noi come fondamentali, come paese Italia, ma lo stesso per la Grecia, la Spagna e tutti gli altri paesi della penisola, della parte bassa dell'Europa, non possono avere una moneta che ha lo stesso cambio fisso di quella della Germania e dei paesi nordici, perché i nostri fondamentali ci impongono una moneta che valga di meno. Il cambio fisso ci impedisce di fatto di poter gestire la nostra politica monetaria. Mi fermo qui e sento sì, anche il parere degli altri. Certo, assolutamente. Volevo passare la parola adesso a Paolo Musumeci per completare questa introduzione sulla moneta. Così mano a mano ci avviciniamo poi dopo a spiegare quelli che possono essere dei sistemi alternativi. A te la parola, Paolo. Sì, eccomi. Insomma, Daniele ha già fatto una cospicua introduzione. Sicuramente, ecco, parto dalla sua ultima parola, i tassi fissi. Ecco, i tassi fissi noi li abbiamo già avuti anche prima dell'euro, ci avevamo lo SME, il serpentone, li abbiamo avuti col sistema monetario che nacque dopo la seconda guerra mondiale, cioè con Bretton Woods, o perlomeno nacque già, in realtà nacque mentre la seconda guerra mondiale era ancora in corso, era proprio gli ultimi anni, se non sbaglio il 44, quindi già organizzando per scenari, quegli anni lì erano già evidenti. Ecco, si parlava di cambi fissi. Ecco, il cambio fisso perché funziona lì per lì e poi non funziona nel medio e nel lungo periodo, e alla fine è quello che stiamo pagando. Perché quando vi sono degli squilibri nelle bilance dei pagamenti, se non ci sono dei correttivi, vengono fuori delle problematiche. Oggi il problema lo vediamo con la Germania, che ha una bilancia commerciale in attivo, quindi esporta più di quelle che importa, e quindi si crea uno squilibrio con i paesi
vicini, che sono quelli che importano più che esportare rispetto alla Germania. Questo accadeva anche con Bretton Woods. L'unica cosa, ecco, Bretton Woods aveva previsto della sorta di antidoti a questa cosa qui, facendo sì che ci fossero delle compensazioni. Ora, il sistema che aveva previsto Keynes, perché erano due alternative, quello di Keynes, che non fu approvato, addirittura prevedeva già all'epoca una moneta sovranazionale che avrebbe fatto da camera di compensazione per gli scambi, mentre invece poi fu adottato l'oro come una moneta convertibile, prima al dollaro e poi il dollaro alle altre, ecco, detto così male. Però è successo anche in precedenza, è successo in Argentina, è successo in Brasile, tutti i momenti in cui si era deciso di mettere un cambio fisso, nel caso loro col dollaro, è arrivato un momento in cui è saltato perché le bilance commerciali dei pagamenti non tornavano e non potevano sostenere questa cosa e quindi si è dovuto svalutare. E sta succedendo ancora oggi in Argentina, credo notizia di ieri e di oggi, e lo stiamo pagando caramente nel sud Europa, perché importiamo beni dalla Germania finché saremo in grado di importarli, e quindi la Germania è felicissima di avere questa situazione di moneta fissa. Probabilmente quando la crisi sarà tale e le politiche che ci stanno portando a quella, tipo la spending review, in sostanza sono meno redditi, che poi si tagli i brutti, sporchi statalisti che spendono male, eccetera, va benissimo che si razionalizzi, in realtà si taglia la domanda aggregata che è fatta da consumi, investimenti, spesa pubblica, si taglia una delle componenti che è la spesa pubblica, si deprimerà anche i consumi e sicuramente anche gli investimenti. Nel lungo termine importeremo molto meno perché abbiamo meno da spendere, e la Germania si accorgerà che questa politica non è stata una grandissima idea. Ma forse a quel momento saranno loro di chiedere di uscire dall'euro, e non ci sarà bisogno che noi poveri sfigati del sud si faccia questa domanda, penso ormai di concessione di pietà, perché ormai sembra più chiedere pietà che altro. In realtà bisogna ristabilire quello che è sempre stato nei secoli con gli scambi commerciali. C'era l'oro, ci sono state poi le monete fiat, flat, come si vogliono chiamare, e i cambi variavano a seconda di quelli che erano i rapporti di forza fra le varie commerciali e di forza fra i vari paesi. Ecco, secondo me bisogna ritornare proprio a ristudiarci un po' i libri di economia, ma quelli proprio banali, dove si intravedono già determinate cose. Ragionare un po' su quella che effettivamente è la natura della moneta oggi, che non è più legata ad alcun bene, e c'era qualche compagno che anni fa proponeva una nuova Bretton Woods, una moneta internazionale legata a un paniere di beni anziché all'oro, potrebbe essere anche questa una soluzione, però senza discendere da quelle che sono, come diceva poi prima si parlava di Scheck, ecco, potrebbe essere anche quella una cosa da non dimenticare come esperienza, ma soprattutto per far sì che la moneta poi è uno strumento che va utilizzato dalle comunità, soprattutto. Io mi fermo qui, poi abbiamo tempo. Abbiamo tempo per fare chiaramente almeno altri due giri. Francesco, tu da giornalista e saggista, se dovessi fare un po' il pubblico ministero e processare l'euro in relazione a questo sistema economico, alla crisi economica che c'è qua in Italia, che accuse muoveresti? Allora, io partirei da una premessa: chiedere più Europa, fare una critica all'Europa non significa essere antieuropeisti, come purtroppo molti miei colleghi scrivono, in una
in una tonnellata di luoghi comuni, ma diciamo andare a toccare gli elementi che i padri fondatori, Spinelli, Adenauer, De Gasperi, avevano sottolineato, che purtroppo gli euroburocrati non hanno messo in risalto, beh, significa essere più europeisti forse di quelli che ci hanno governato fino ad oggi. Io vorrei citare le parole che il presidente francese Chirac disse nel 1997, disse che l'euro avrebbe legato l'Europa in un patto di pace e libertà. Beh, oggi, dopo 17 anni, quella frase, l'Europa si è trasformata in un contenitore di agitazione sociale. Di ritorno agli anni di piombo, il caso greco è emblematico, ci ho trascorso l'intero 2012 proprio per raccontare la crisi. La libertà è stata offuscata da un nuovo soggetto che si chiama Troika, che è entrato prepotentemente nei governi dei paesi PIGS e che pochi giorni fa il Financial Times ha definito come un ente non eletto che comanda l'intero continente. Che significa allora? Significa che non è sufficiente urlare in una piazza che l'euro è la nostra rovina e l'euro non va bene, bisogna tornare alla lira e basta, ma bisogna un attimo spiegare ai cittadini, perché i cittadini, non ci dimentichiamo, che oggi sono più poveri. Quindi se fino a qualche mese fa i grandi soloni dell'economia e del giornalismo ci dicevano che l'euro era l'alternativa per non finire poveri, beh, oggi è un'equazione, perché euro significa povertà. Allora, in questo io vorrei citare due libri di due docenti universitari che non sono anti-europeisti. Uno si chiama François Heisbourg, che è un docente francese, tra l'altro è presidente dell'International Institute for Strategic Studies, è apprezzato anche oltreoceano, è stato un europeista convinto, che due mesi fa ha dato alle stampe un pregevolissimo pamphlet che si chiama La fine del sogno europeo, in cui ci spiega nel dettaglio perché ci siamo impoveriti, perché la nostra politica è fallimentare, perché siamo bloccati con un euro forte, quindi non favorendo le esportazioni nei confronti degli Stati Uniti e dello Yen, perché non riusciamo ad avere un circuito di visibilità interna che equilibri tutti i vari paesi. E poi un altro libro di un italiano che nel 2013, proprio tre mesi fa, ha scritto Europa Caput, svenduti dall'euro. Si chiama il professor Antonio Maria Rinaldi, oggi è un euroscettico ma è comunque un docente di finanza, e veramente in tre parole, anche per i non addetti ai lavori, ha spiegato perché è estremamente un tabù da abbattere quello che vuole che l'uscita dall'euro porti un'inflazione, una svalutazione rapida. Lo spiegherò ovviamente in un secondo momento. Il macro dato che emerge in questo elemento qual è? Che noi alla crisi dell'euro abbiamo risposto con una medicina sbagliata, perché il paziente greco sta morendo, che la troica ne dica. Abbiamo reagito con una medicina che vuole imitare l'esempio greco, quindi noi abbiamo avuto il professor Mario Monti, abbiamo avuto adesso Mr. Spending Review, Cottarelli, che sta tagliando tutte le spese, persino la sanità. Vorrei citare che in questi giorni in Puglia prende avvio una riforma strategica della sanità, si fanno le TAC anche di notte, perché bisogna abbattere i costi. Poi immaginatevi un paziente di 80 anni o un bimbo di 2 anni che è costretto ad andare a fare una TAC a mezzanotte alle 11 di sera. Questa è la follia italica, la risposta schizofrenica a un problema strategico che andrebbe risolto invece mettendo insieme le intelligenze del nostro continente. Per questo noi che ci avviciniamo alle prossime elezioni europee, le più anti-europee della storia del nostro continente, beh, l'appello che possiamo fare in questo momento a tutte le forze politiche è quantomeno di potenziare la qualità delle liste elettorali. Questo è un discorso assolutamente tecnico, di modo che finalmente si rompa la consuetudine orrenda italiana di mandare in Europa chi non ha ottenuto uno strapuntino altrove e di tentare di comporre un quadro d'insieme che abbia una qualità dirigenziale europea il più alta possibile, perché qui stiamo giocando una partita che non si può perdere. Perdere questa partita significa andare incontro al baratro, oggi più di ieri. Ah, scusate il microfono spento, grazie Francesco. Io ripartirei il giro da Davide, perché appunto prima abbiamo citato questo check, che è un'iniziativa, è una prova di monete alternative che si affiancano a quella che è la moneta ufficiale, e volevo invitarti Davide a parlarci, a spiegare che cos'è questo esperimento, come sta andando, quali sono le prospettive e quali sono le dinamiche che muovono questa brillante iniziativa. Sì, chiaramente se si dovesse domandare se questa è soluzione alla crisi dell'euro, la risposta è certamente no. Più ragioni, la prima ragione è che attraverso questo può passare solo una piccola parte, no, degli scambi monetari, perché chiaramente andrebbe a coprire una piccola percentuale, e non è una risposta alla crisi, perché la crisi è dentro
l'euro stesso, come è stato pensato, perché anzitutto perché è una moneta a debito, cioè più ce l'hai in tasca più debito hai, e quindi chiaramente è una situazione paradossale che si autoalimenta e non se ne esce fino a che, come giustamente diceva poco fa Francesco Delano, non convergono verso ciò le migliori intelligenze, sia politiche, sia economiche, sia finanziarie, non convergono verso una riflessione nuova, ma perché nasca una riflessione nuova occorre rompere una serie di tabù. Questo è anche uscito fuori un po' dai vari interventi, che occorre rompere il tabù dell'euro, perché in esso si incarna la maledizione contro cui ci andiamo a scontrare, ovvero chiunque critica ciò diventa anti-europeista. È chiaramente il solito modo di contrastare la riflessione civica. Sullo SCEC, e quindi ci arrivo sul partito un po' da lontano, c'è scritta una cosa fondamentale su queste monete: la moneta è un mezzo. Come dicevamo prima, questo significa per il cittadino che se la trova in mano un attimo di riflessione prima di ogni spesa. La moneta a mezzo non è un fine. Egli sceglie di entrarvi. Se il cittadino sceglie di entrare in un circuito economico, già questo è fonte di riflessione e quindi di coltivazione del senso della cittadinanza, che non può essere senso della cittadinanza europea se non nel senso di una crescita della cultura e della consapevolezza di che cosa le istituzioni sono, di come avvengono gli scambi e che sia un sistema leggibile. Io penso che da radicali, perché la mia storia è radicale, e quello che sto chiedendo agli altri compagni radicali, abbiamo un dovere. Questo dovere è che poi quello che Pasolini traduceva nel dovere dell'irriconoscibilità, siate sempre irriconoscibili. Questo dovere ci dice che noi dobbiamo additare ciò che è invisibile. Noi dobbiamo mostrare la luna laddove non si vede e dobbiamo impedire che qualcuno faccia riferimento al dito: ah, voi siete anti-europeisti. No, noi stiamo additando l'invisibile. L'invisibile è l'infrastruttura finanziaria che governa l'economia. L'economia dovrebbe correre in parallelo con la finanza. Il problema, nel momento in cui una banca centrale, la banca centrale deve essere svincolata dal potere politico. Questo fa sì, che vuol dire svincolata dal potere politico? Svincolata dal potere della polis, dal potere di scelta, dal potere di indirizzo. E quindi questo cosa comporta? Che lo scopo diviene solo il profitto, non diviene il benessere. Il PIL come idea di crescita, quando il PIL chiaramente è tanto più cresce quanto più ci sono i disastri, i terremoti, le ricostruzioni e così via, e si vendono armi, tutto concorre al PIL. Torniamo allo SCEC, perché il mio modo di ragionare è un po' si allarga e ritorna. Allora, a livello locale, la scelta da parte dei consumatori, ma vorrei dire dei cittadini in quanto consumatori, di aderire a un circuito economico virtuoso, fa crescere il cittadino. Cosa accade in questo circuito? Che vari servizi e vari cittadini si accordano per degli sconti reciproci. Io vado dal parrucchiere, invece di pagare il 10% lo pago in SCEC, pago 9. Quando lui viene da me perché deve acquistare del pane, invece di pagare 10 pagherà 9, perché il 10% lo pagherà in SCEC. Questo vuol dire che il potere di acquisto di chi è nel circuito si accresce immediatamente del 10%.
attraverso uno scontro reciproco. Cosa c'è di diverso, si può dire, dalle fidelity card, dai gruppi, diciamo, di c'è diverso una cosa importante. Anzitutto, dico, è molto facile far capire a poche persone quali sono le buone prassi di acquisto. Ma ciò che non è possibile fare in una società di massa normalmente è far sì che tante persone, anche inconsapevolmente, seguano le buone prassi. A questo punto, tu non devi dire alle macchine non salite sui marciapiedi, devi alzare i marciapiedi. Tu devi fare l'infrastruttura, ovvero l'invisibile, perché normalmente il cittadino non riflette sulla moneta, di qui l'invisibilità. L'infrastruttura deve essere tale che deve essere spendibile in un certo circuito virtuoso, in cui il cittadino sceglie di entrare. Perché sceglie di entrarci? Perché ne ha un vantaggio, ovvero l'aumento del potere di acquisto. Da parte loro, gli esercenti, i fornitori di servizio scelgono di entrarci in quanto hanno il vantaggio di vendere di più e di a loro volta di vedere abbassati i costi di esercizio rispetto alla grande servizio. Chiarissimo, Davide. Paolo, tu stai lavorando, anche se non sbaglio, a questo progetto SHEC. Vuoi aggiungere anche un po' la tua, vuoi far capire ai nostri web ascoltatori un po' più nel pratico, oppure se riesci a darci degli esempi pratici di come può funzionare un circuito alternativo del genere, che in questo caso non è proprio un vero e proprio circuito alternativo, ma è complementare. Prego Paolo. Sì, complementare o integrativo, eccetera. No, la mia esperienza è stata di entrare in contatto con SHEC e quindi l'arcipelago, vari personaggi, tra quali Pierluigi Paoletti, che è una persona veramente eccezionale. E così, occupandomi già con Daniele e gli altri compagni di Moneta, eccetera, ci sono entrato abbastanza a fondo. Così a fondo che ho convinto il consiglio di amministrazione della mia società a fare una mattana allucinante, ovvero a fare un aumento di capitale che prevedesse che una parte fosse accettata in SHEC. Il che, quando l'ho detto al mio commercialista, è sbiancato. Poi i revisori dei conti ancora di più. E infine invece abbiamo trovato comunque un notaio che si è messo a studiare veramente la questione, abbiamo fatto fare una perizia e abbiamo detto alla fine al mondo che cos'è lo SHEC, nient'altro che appunto uno sconto che può acquisire e può essere valorizzato anche nell'ambito di un'azienda. Quindi sicuramente va al di fuori da quello che è il lato fiscale, perché Davide non l'ha detto, ma per esempio io che vendo patate, quell'un euro che non prendo, che è il 10% di sconto che prende SHEC, non mi va in fattura. Però dal punto di vista civilistico, anche per un SPA ha un valore e quindi può essere riportato in bilancio. Quindi abbiamo fatto una cosa, diciamo, un po' strana, ci siamo così ritrovati qualche eretico in più fra i soci, perché ha deciso di fare il versamento non tanto per il nostro progetto ma quanto per quest'idea dello SHEC, e credo, ecco, così abbiamo messo un punto in più. Ecco, c'era stata su SHEC tanti anni fa una grossa verifica da parte della Guardia di Finanza, dove uscì l'interpello all'Agenzia delle Entrate e tutto, e quindi venne regolamentata il lato fiscale. Con questa operazione abbiamo regolamentato anche il lato civile, quindi adesso un'arma buona, completa, che può essere utilizzata chissà in futuro, magari anche altre aziende potranno fare scelte abbastanza radicali come la nostra. Questo perché qui riguarda lo SHEC. Tornando invece così, Paolo, dove si può utilizzare questa moneta complementare? In tutti gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa. Io quando stavo a Roma vivevo, diciamo, più o meno vicino, ahimè, al Ministero delle Finanze, ma quindi alla stazione, e lì c'era un discreto numero di negozi
vicino alla stazione che accettavano gli check, e quindi era possibile prendere il pane. C'era un, mi sembra qualcuno che faceva un centro estetico, a Roma c'è un dentista che mi piace citarlo anche perché è un carissimo amico, è Dario Tamburrano, che penso è l'unico dentista a Roma che accetta anche gli check. E quindi c'è questa, come dire, economia complementare che sta crescendo lentamente, perché sicuramente non è, come dire, un'associazione non ci avrà mai mezzi che può avere un partito, una grossa azienda o quant'altro, quindi gli investimenti sono soprattutto in risorse umane. No, che tu quindi... sappia, siamo diciamo circoscritti nel territorio del Comune di Roma, oppure ci sono già altre realtà o queste associazioni? Si chiamano isole, siccome l'arcipelago Shek è fatto da tante isole, ci sono tantissime realtà in Italia, penso sul sito, insomma, sicuramente sono descritte tutte, e nascono dove la gente si aggrega, dal piccolo paesino alla città come Roma, quindi... Mi sembra addirittura a Roma uno dei municipi, Davide forse se lo ricorda meglio di me, quale fece un'iniziativa di accettare gli check o qualcosa del genere. Sì, Monte Sacro. Ecco, esatto, esatto. Quindi, diciamo... Capito. Grazie. Daniele, volevo chiedere, insomma, volevo un po' attingere alla tua esperienza, alle tue conoscenze, se oltre... check, tu sai se ci sono altri esperimenti simili, monete alternative in Italia, nel mondo, che possiamo citare da buon esempio per poter, insomma, aiutare i cittadini a superare, a barcamenarsi con questa crisi economica, con dei sistemi appunto alternativi. Io non sono un grande esperto di moneta complementare, Paolo ne sa molto più di me. Ogni tanto si vedono qua e là esperimenti in Inghilterra, in Sardegna, il Sardex e da altre parti. È chiaro che queste aiutano l'economia di prossimità, si aiutano a scambiare i prodotti che vengono magari prodotti in loco, quindi è anche benefico sotto proprio punto, dal punto di vista anche ambientale. E poi, come diceva prima Davide, non fanno uscire i capitali all'estero, perché se tu compri da uno che è qui, il negoziante italiano, questo reinvestirà molto probabilmente i soldi nel circuito locale, quindi i soldi rimangono qui. Se tu vai a fare la spesa in un magazzino di grande distribuzione che magari si chiama Carrefour, quindi gran parte di questi capitali andranno all'estero, di fatto anche così crei uno sbilanciamento appunto della bilancia dei pagamenti. Io, se posso, Marco, certo, certo, uscire un attimo dal discorso check, mi ero appuntato tre cose che ci terrei a dirle. Una era il fatto che non c'è parallelo fra svalutazione e inflazione, ma questo lo lascio all'interlocutore, al giornalista De Paolo, che l'aveva già citato e quindi avrà senz'altro lui da dire alcune cose su questo punto. Volentieri. Mi preme molto far sapere a tutti che Maurizio Turco, nell'ultimo intervento che ha fatto al Comitato, è intervenuto facendo una forte critica al meccanismo di stabilità, chiamato ESM in inglese oppure MES. Qui già Alfredo Paciullo, il nostro compagno, ci aveva avvertito della pericolosità di questo meccanismo, che non viene chiamato fondo salva stati, ma di fatto è un fondo salva banche. Intervenendo Maurizio Turco nel Comitato, e precedentemente l'aveva fatto nella direzione dei radicali italiani del 6 gennaio, ha detto che lui, rispetto alle prossime elezioni europee, gli piacerebbe votare per qualcuno che abbia sì questo progetto per il futuro, ma abbia anche chiaro che cosa è accaduto in quest'anno e cosa dobbiamo fare per riparare. E quindi lui fa riferimento a questa tecnocrazia europea, a questa mancanza di democrazia, e poi al fatto che il Consiglio d'Europa, con questo meccanismo di stabilità, ha fatto un'operazione che lui ha letteralmente definito da colpo di Stato.
che è passata in tutti i parlamenti nazionali e quant'altro, e che ha completamente stravolto quelli che erano gli impegni presi verso i cittadini europei. E qui ritorniamo alle parole di Davide. Il meccanismo europeo di stabilità oggi è un organismo totalmente fuori controllo, con il massimo dell'impunità internazionale. Praticamente questo meccanismo, questo istituto, questa organizzazione che di fatto è stata istituita per salvare le banche in difficoltà, non è controllata da nessuno, né da governi e tantomeno da parlamenti. E quindi lui dice che dobbiamo ritornarci sopra. Questa è una denuncia che fanno tutti quelli che sono contro l'Unione Europea, come la vorremmo noi radicali, quindi tutti quelli che vengono definiti populisti, demagoghi, i nuovi nazionalisti. E lui dice, aggiunge, io invece penso che questa dovrebbe essere l'analisi di chi vuole più democrazia nell'Unione Europea, appunto a partire dalle violazioni che sono già state consumate rispetto alle quali non abbiamo ancora risposte. Ecco, questo era un punto che volevo rimarcare. E poi, se ho ancora due minuti, non si può, se si parla di moneta, di crisi monetaria e quindi di mancanza di liquidità, e la crisi che stiamo attraversando, la crisi dell'euro, non rievocare quello che è stato un passaggio fondamentale della nostra democrazia legata appunto all'aspetto economico-finanziario, che è il divorzio fra Banca d'Italia e Tesoro, che è accaduto nel 1981, quando questi famosi padri della patria europea, all'epoca Draghi, Andreatta e molti altri, decisero di rendere indipendente appunto la Banca d'Italia dal Tesoro, perché fino allora c'era l'obbligo da parte della Banca d'Italia di comprare quei titoli che nelle aste del mercato primario, l'asta di collocamento dei titoli, risultavano invenduti. Questo, come abbiamo già detto prima, permetteva di tenere il tasso di interesse basso o comunque controllabile, in modo da non dare al mercato in mano la palla di quella che era la definizione del saggio di interesse. Quando piano piano ci siamo staccati e quindi non è intervenuta più la Banca d'Italia in maniera continua nell'acquisto dei titoli, i tassi di interesse hanno iniziato a salire. Ecco perché dal 1981 si passa a un rapporto debito PIL del 60% a quello del 124 del 1993-94. Mentre ci continuano a raccontare anche i nostri compagni dirigenti radicali che in quel decennio lì la spesa pubblica è esplosa, ma non è esplosa la spesa pubblica corrente, quella diciamo che va comunque al netto di sprechi e ruberie ai cittadini, è andata a aumentare notevolmente la spesa per interessi sul debito pubblico, quella che va anche questa ai cittadini, ma piano piano si è sempre spostata nelle banche straniere e quindi è chiaramente uscita dal circuito della produzione della ricchezza nazionale. Ecco, questi sono due punti che volevo toccare in questa bella chiacchierata di stasera, perché mi sembrano importanti, magari da riprendere anche in future trasmissioni. Chiarissimo, e ti ringrazio Daniele. Noi ci stiamo avvicinando adesso al terzo e ultimo giro. Questo qui è una trasmissione, si chiama Liberal Pub, l'ultimo giro saranno, diciamo, veramente parole in libertà. Io nei primi due giri vi ho praticamente imbrigliato, vi ho contotti, diciamo, forse anche eccessivamente. Francesco, volevo farti una domanda. Prima hai suscitato la mia curiosità sul fatto che tu ti sei occupato di Grecia per lungo tempo. Com'è la situazione dei nostri fratelli greci? Come si vive ad Atene? Che cosa ci possiamo aspettarci, anche una situazione simile in ipotesi anche in Italia? Allora, io ho trascorso l'intero 2012 in Grecia per toccare con mano la crisi. Frequento il paese da 20 anni, parlo il greco moderno, adesso c'è un mio libro sulla Grecia, quindi conosco molto a fondo l'ambiente. In Grecia è andata in scena la morte dell'Europa. Perché? Perché si è scelto di coprire un buco strutturale di svariati miliardi di euro con altri debiti infiniti. Quando è stato concluso il primo memorandum, cioè la medicina che la Troica ha inteso propinare alla Grecia, la Troica è questo nuovo soggetto composto da BCE, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, la Troica ha semplicemente scelto un'alimentazione e idratazione forzata per il paziente greco che invece è morto. Una qualsiasi azienda privata, nelle condizioni in cui è oggi la Grecia, avrebbe portato semplicemente i libri in tribunale
Invece per la Grecia si è scelto di far defluire denaro in quantità, ma della prima tranche di prestiti che sono arrivati ad Atene nel novembre 2012, ricordiamo che ben l'85% è andato alle banche e solo il 15% alle amministrazioni per pagare le pensioni, gli stipendi, per pagare i servizi primari di una comunità. La Grecia è fallita, come sta per fallire il resto d'Europa, quello che capiterà purtroppo anche all'Italia. Si dice l'Italia non è come la Grecia, giustissimo, ma ci sono dei parametri comuni che rappresentano un campanello d'allarme che la nostra classe dirigente sta ignorando. Ne faccio alcuni esempi, dati Istat, cito: in Italia si inizia a risparmiare sulle visite mediche specialistiche, una famiglia media con due genitori in disoccupazione o senza un lavoro stabile che debbono affrontare una visita specialistica con importi importanti, parliamo di 100, 200, 300 euro, beh, iniziano a decurtare quel tipo di spese. Ancora, il carrello della spesa dell'Italia, lo dice l'Istat, si è impoverito di carne e pesce, si è arricchito di alimenti più economici. Terzo, le auto senza assicurazioni. Provate a farvi una passeggiata in tanti quartieri periferici delle città italiane, iniziamo a vedere delle auto senza il tagliando assicurativo, iniziamo a vedere dei risparmi consistenti nell'abbigliamento, nei generi di consumo quotidiano. Insomma, la crisi sta mordendo sulle imprese, sulle famiglie, sul ceto medio che sta scivolando verso la povertà e ci sta portando ai livelli ellenici. In Grecia che cosa è successo? È successo che il governo è stato, come tra l'altro anche in Italia, è stato guidato dal tecnocrate Papademos. Papademos, tra l'altro, è quello che la Banca d'Italia ha chiamato due mesi fa per fare una sua valutazione. Io sul tema ho intervistato tra l'altro l'ex onorevole Rino Formica, che due mesi fa mi ha spiegato esattamente quello che sta accadendo, cioè un sodale di Monti, cioè il professor Papademos, sta valutando la nostra Banca d'Italia. Beh, provate a immaginare se voi apriste la vostra porta di casa e faceste entrare, insomma, soggetti poco raccomandabili che forse hanno anche truffato, forse dei vostri amici, oppure hanno rubato nelle case dei vicini. Beh, io immagino che sareste molto preoccupati. In Grecia e in Italia sta accadendo questo. Ma qual è il risvolto della medaglia? Che in Grecia non stanno pagando i ricchi. La crisi non la stanno pagando i ricchi, i miliardari, quelli che stanno facendo le privatizzazioni, incassando quote importanti di società pubbliche. Le privatizzazioni fanno rima con svendita in Grecia, ma sta pagando la gente comune, quella che oggi deve fare i conti con la benzina verde a 2 euro, quella che oggi deve pagare un balzello fino anche sulle macchine a metano, quella che deve pagare una tassa sulla casa anche per chi in vita non c'è più. Ci sono tantissimi casi di cittadini greci costretti ad andare in galera perché hanno debiti nei confronti dello Stato e che sono costretti a dare impegno allo Stato alle proprie case. Questo è un colpo di Stato e ne abbiamo parlato in pochissimi, pochissimi colleghi se ne sono occupati, ma l'elemento più tragico che sta deflagrando in tutta la sua tragicità è l'effetto sociale. In Grecia c'è un partito che si chiama Alba Dorata, che alle scorse elezioni ha preso il 7% di voti, ma l'elemento su cui ragiona l'Europa è che Alba Dorata è un partito razzista e xenofobo. Lo sappiamo, nessuno si interroga sulla causa di Alba Dorata. Alba Dorata, come il Fronte Nazionale in Francia, come alcuni esempi in Italia, sono la risposta, possiamo definirla sbagliata, possiamo definirla xenofoba, ma è la risposta all'insipienza e al fallimento della politica che si dice democratica. Quando si fanno i dibattiti, e io la stampa estera con i colleghi romani l'abbiamo fatto proprio su Alba Dorata, beh, non è solo l'elemento della xenofobia e della violenza da condannare senza se e senza ma, è da condannare la politica che si dice democratica e che ha messo le mani nelle nostre tasche. Perché se oggi l'Europa è in crisi, non è che è in crisi perché qualcuno di noi si è svegliato e ha fatto male il proprio dovere, è in crisi perché chi ci ha governato non l'ha fatto nel migliore dei modi. Io volevo dire che, proprio sul tema in cui è intervenuto Daniele, che spesso si agita lo spettro dei parametri di Maastricht, no? È un po' un'ombra che ci perseguita, come in passato negli ultimi due anni ha fatto il Premier Monti. Ma ci si dimentica ad esempio che in caso di svalutazione della nuova lira, no? Si dice sempre se tornassimo alla lira sarebbe svalutata del 30 o del 50%. Beh, le materie prime noi le continuiamo a comprare in valuta statunitense. Proprio il professor Antonio Maria Rinaldi nel suo pamphlet ci dice che il costo, per esempio, alla pompa della benzina sarebbe è aumentato solo del 5%, perché ci sono i dati Istat che fanno questi raffronti. Giova ricordare che in occasione dell'uscita della lira dalla banda di oscillazione dello SME, era, se non sbaglio, il 92, comportò una svalutazione media del 20%, ma non ci fu un tasso di inflazione superiore al 5%. Che significa? Significa che sull'argomento si sta facendo del terrorismo mediatico. Il terrorismo mediatico non lo facciamo noi giornalisti, lo sta facendo la classe dirigente. Tutti ci dicono che con l'uscita dell'euro la lira perderebbe questo 30%, ma significa
significa forse che l'Italia ha adottato una moneta sopravvalutata. L'euro è stato sopravvalutato, che è talmente forte da diminuire le nostre esportazioni verso lo yen e verso il dollaro. Ma non è che ci hanno contagiato il virus del terrore? Euro o povertà? Beh, io tornerei a quell'assunto iniziale, euro uguale povertà. E non è populismo o fare gli urlatori sottolineare questo aspetto, è mettere soltanto in piedi un ragionamento che parte dall'esempio greco. L'attuale ministro dell'economia greco, che si chiama Yannis Tournaras, è stato a capo del pool di quegli economisti che hanno curato il passaggio della dracma, dalla dracma all'euro. Cioè, immaginate, è come se noi stessimo a raccogliere sangue come la frate, se aprissimo le nostre porte al Dracula di turno. Cioè, l'Europa oggi è stata governata in questi termini. Quindi oggi chiedere che alle liste per le elezioni europee venga inserita gente qualificata, che comprenda questi passaggi, che vada a Bruxelles a discutere lo sforamento del 3%, ma non per andare a giocare in borsa. Con quello sforamento del 3%, per esempio, si potrebbero fare le infrastrutture. Un esempio che mi viene in mente adesso è la differenza tra Spagna e Italia. La Spagna sta uscendo adesso dal meccanismo del memorandum, però la Spagna è indebitata per fare infrastrutture. La Spagna ha ferrovie di alta tecnologia, ha circuiti di motociclismo il doppio, il triplo di quelli che ha l'Italia. Noi siamo nelle mani della Troica per che cosa? Per un debito pubblico spropositato, per operazioni finanziarie dubbie, per il salvataggio di Alitalia, vogliamo parlare dei patrioti di CAI, cioè vogliamo parlare delle privatizzazioni. Come sono state fatte le privatizzazioni in Italia? Come ha avuto Benetton Autostrade? L'Italia è il paese di Pulcinella. Allora, siccome alla nostra destra, 80 miglia marine, c'è la Grecia, con quei riverberi drammatici che la crisi ha provocato, beh, noi dovremmo stare molto accorti, perché l'esempio ce l'abbiamo veramente vicino. Potrebbe essere che se sbagliassimo le prossime mosse, finiremmo come loro. Non è essere Cassandra, è semplicemente osservare i fatti e raccontarli. Forse questo alla politica non va bene. Grazie Francesco. Allora, siamo all'ultimo giro. Adesso Liberal Pub diventa veramente Parole e Libertà, però vi devo avvisare, abbiamo a disposizione 8 minuti, per cui 2 minuti a testa, autodisciplina, mi raccomando, ci dobbiamo stare dentro per non rosicchiare troppo il tempo della trasmissione successiva. A te la parola, Davide. Allora, velocemente, quello che ha descritto Francesco sulla Grecia a me ricorda chiarissimamente la Spagna del 1936. Come in tanti chiusero gli occhi sulla Spagna del 1936, mi pare chiaro che oggi si sta chiudendo gli occhi sulla Grecia. Il problema è che oggi che abbiamo tanti più mezzi di informazione e abbiamo tanta più possibilità di vedere e di conoscere ancora di più, e più di prima questo tabù c'è davanti, non possiamo guardare, non dobbiamo guardare, perché c'è detto che questa cosa non si può credere, non può capitare a noi. Arriverà a noi ed è un'altra l'Europa che chiediamo, è l'Europa dei cittadini che scelgano a partire dalle scelte economiche, e quindi che scelgano l'infrastruttura finanziaria che li regge, e quindi non le banche fuori controllo, c'è anche dietro la mia storia, qualcuno di voi lo sa, è semmai l'Europa della lingua federale liberamente scelta, e quindi dell'esperanto, che come possibilità a tutte le altre lingue di vivere e come possibilità di muoversi ovunque, non muoversi ovunque le merci e la moneta, ma muoversi ovunque la cultura, perché quella è la ricchezza, è quello che fa dell'Europa l'Europa, è quello che fa di un territorio grande o piccolo quello che è la possibilità di crescere. L'Europa non può più crescere perché non è più ciò che è, ha perso la sua essenza, non può crescere. Grazie Davide, passo la parola a Daniele. Daniele, 2 minuti per avviarci verso la conclusione di questo Liberal Pub. Fermami, che ora vado sparato. Non c'è allora, problema. Oggi ho visto Capezzone in televisione, però non ho sentito cosa ha detto, ora me lo andrò a cercare su Radio Radicale. È intervenuto sul discorso della Banca d'Italia. Spero che abbia detto cose che condivido contro questo incredibile regalo fatto alle banche. Ho visto tutti quei grillini sdraiati in Parlamento e dentro di me ho pensato che sarei voluto essere anch'io in mezzo a loro a fare questa battaglia.
Ricordiamoci che nel 2011 è partito un attacco all'Italia con la scusa del debito pubblico, hanno iniziato a vendere i nostri titoli allo scoperto prevalentemente, hanno fatto alzare lo spread, quindi i nostri tassi di interesse. Non c'era alcun motivo pratico, concreto, per cui si dovesse dire che in quel momento i fondamentali dell'Italia erano peggiorati, era una situazione diversa rispetto all'anno prima, 3 anni prima, 5 anni prima. Chiaramente il PIL era calato da tutte le parti e in tutte le parti il rapporto PIL-debito, debito-PIL era cambiato in peggio, anzi da noi in proporzione era aumentato di meno. Quindi non c'erano alcun motivo, si trattava solo di iniziare a attaccare l'Italia così come si è voluto commissariare la Grecia e ridurla, come il nostro amico giornalista ha brillantemente detto. Ultima cosa vorrei dire, se in questo momento si potesse essere veramente liberi e non la Banca d'Italia ma il tesoro, il nostro tesoro potesse stampare 400 miliardi di nuova moneta, di euro, quello che vogliamo, e stamparli direttamente e inserirli nel circuito dell'economia reale e quindi stamparli anche mettendole fra le entrate del bilancio e quindi di conseguenza di diminuire il debito pubblico di 400 miliardi, e questo è un meccanismo un po' complicato, però prendetelo per buono. Cosa succederebbe nel nostro paese? Ripartirebbe l'economia, inizierebbero gli scambi, le persone ricomincerebbero a comprare con fiducia, quindi il potere di emettere moneta è il potere fondamentale. È chiaro che questo si scontra e con l'inflazione se la moneta è troppa e comunque con le materie prime e i beni reali che servono per produrre, quindi c'è anche un limite alla produzione e alla crescita economica che non può essere infinita, però avere la possibilità di gestire la moneta è fondamentale. Ti ringrazio Daniele, sei rimasto perfettamente nei tempi, la parola a Paolo Musumeci. Ti ricordo Paolo, se puoi dare tu i riferimenti internet per chi avesse la curiosità di andare a vedere questo progetto CHECK. Paolo, ci senti? Sì, eccomi, scusa, c'avevo il microfono staccato per evitare il fischio. Allora, relativamente a CHECK, credo ci sia sicuramente sul sito checkservice.org, dovrebbe essere, comunque su una ricerca su Google, Arcipelago CHECK, sicuramente verranno fuori tutti i riferimenti. Credo che per chi voglia saperne di più anche su Wikipedia c'è una voce CHECK che quantomeno può spiegare un po' la cosa. Ecco, visto che ho 2 minuti di sparate, se si possono chiamare così, vorrei dire innanzitutto sì. Siamo al pub, dipende da quanto birra hai bevuto. No, ultimamente bevo poco, per fortuna. Daniele ha inquadrato bene il problema, ecco, vorrei fare un po' il link fra le cose. Ecco, sicuramente se noi... L'euro potrebbe essere riformato, potremmo fare un euro migliore, non succederà perché come tutte le grosse decisioni nelle grosse aziende, quindi anche nelle grosse istituzioni, sono molto lente a percepire i problemi e quindi a trovare le soluzioni. Quello che potremmo fare come Italia, quindi a livello più piccolo, più ristretto, ma anche come singole regioni, è cercare di uscirne. Ed è molto più facile uscire dall'euro che riformare l'euro. Uscire dall'euro non è andare contro l'Europa, ma è andare contro questa Europa. In Europa oggi ci sono comunque già una decina di monete, perché l'euro non è dappertutto, quindi c'è la Norvegia, c'era purtroppo, peggio per loro, comunque le ex tigri baltiche, e ci sono altri stati che non hanno l'euro, quindi ce ne fosse uno in più che non ha l'euro, non sarebbe un problema per chi decide di invece rimanere in questo assetto. Si può uscire, si può ricontrattare, non è vero che siamo entrati dentro un percorso dal quale non si può più tornare indietro. Anche il fascismo non prevedeva al suo interno le dimissioni di Mussolini, poi in realtà furono fatte, quindi anche le cose più brutte possono essere smontate o perlomeno poi riaggiustate.
Quindi dovremmo tutti consapevolmente cercare questa cosa e come cittadini, nel caso in cui i nostri governanti dovessero andare avanti, trovare forme alternative. Quindi lo SHEC è una forma alternativa complementare, ma esiste anche il Bitcoin, che è una moneta digitale, che come dire, non è controllata da una banca centrale, gli scambi sono peer-to-peer, quindi vi è un database dove ci sono tutti gli scambi, quindi alla fine non implica che la polizia non possa fare indagini, tant'è vero che sono stati anche sequestrati dei bitcoin di persone che facevano pirateria a livello di internet e quant'altro, quindi è una moneta che a questo punto mi sento di consigliare di utilizzare in alternativa all'euro. Poi lo Stato non accetterà Bitcoin, anche se ci sono alcune amministrazioni nel mondo che stanno cominciando ad accettare i Bitcoin, o quello che sarà, perché vi sono più monete digitali. Quindi le soluzioni ci sono, i governi non fanno niente perché sono lenti, troviamole noi, proviamole, sperimentiamole. Io credo, ecco, se ho fatto qualcosa con SHEC, farò anche qualcosa con Bitcoin, per vedere se trovo un'alternativa che può essere mia, ma delle mie relazioni economiche e sociali, al fine di uscirne. Mi auguro, ecco, che non dico 60 milioni di italiani facciano la stessa cosa, ma se già qualche milione si comportasse così, tutto sommato, credo che si tirerebbe la nostra prima vera picconata a questo sistema. Tutto grazie, qua. Grazie mille Paolo. Allora Francesco, a te sì. Affido la chiusura di questo Liberal Pub. Grazie. Se vuoi anche un po' tirare la fila delle conclusioni, a me spetterà dopo il saluto finale chiudere la sala finestra. Certo. Io vorrei mettere l'accento sul capitolo dei mancati controlli, perché chiunque di noi infrangesse il codice civile e il codice penale sarebbe chiamato in tribunale a rendicontare, invece i burocrati che hanno deciso per l'euro, per il meccanismo di stabilità e per la troica, non pagano i conti dell'oste. Allora, che dobbiamo fare? Chi ha deciso questo meccanismo innanzitutto? Forse i governi eletti? Forse gli eurodeputati? No, i tecnocrati di Bruxelles hanno preteso di fare indossare lo stesso abito a persone che hanno delle misure diverse, quindi oggi l'euro abito va stretto alla Grecia, all'Italia, alla Spagna, al Portogallo e anche alla Francia, e va bene soltanto alla Germania. Cioè, chiaro, io non faccio questo ragionamento sulla spinta del populismo, perché non mi piace che alcuni politici lo stanno strumentalizzando per ottenere un risultato alle europee, ma vorrei sapere, se fosse possibile, interrogare chi è stato nella stanza dei bottoni di Bruxelles e oggi fa l'ognorri, perché se un ministro dell'economia greco oggi era quello che ha curato il passaggio della dracma all'euro, mi deve spiegare in che termine l'ha fatto. Tutti i numeri uno della Banca d'Italia dovrebbero essere interrogati a dovere, i ministri delle finanze della zona euro, i premier. Qui c'è un problema di fondo grandissimo, il continente sta esplodendo, alcune sacche sociali sono estremamente votate alla povertà e il nostro Parlamento italiano, per esempio, giochicchia sulla legge elettorale e si occupa solo di quello. Allora io vorrei fare un richiamo serio, allora inchiudiamo le responsabilità chi ha preso decisioni sbagliate. In un'azienda privata, se io fossi un CEO, un amministratore delegato e prendessi una decisione sbagliata, sarei cacciato a pedate, altro che avere le liquidazioni che hanno i manager di Stato italiani. Allora, l'occasione delle elezioni europee sia il pungolo affinché tutti i partiti, bianchi, rossi, verdi o blu, mettano nelle liste persone competenti, non chi è stato trombato alle precedenti elezioni e ha bisogno di uno strapuntino. Due, chiediamo più Europa, instilliamo nei cittadini la consapevolezza che chiedere più Europa significa essere europeisti, significa fare quello che Spinelli, Adenauer e De Gasperi avevano previsto ma nessuno ha messo in pratica. E un altro elemento, non è protezionismo chiedere che ognuno di noi strumentalizzi quello che ha. La Grecia, la Germania esporta tecnologia perché lo sa fare, allora noi possiamo fare PIL col turismo e l'agroalimentare, non è protezionismo, è solo che se ognuno di noi facesse quello che sa fare, lo facesse bene, l'Europa sarebbe più ricca, non sarebbe più povera come invece sta accadendo. Grazie Francesco. Allora, come ringraziarvi, è stata una bellissima chiacchierata, peraltro siete stati disciplinatissimi. Quindi mi corre l'obbligo di ringraziarvi e di citarvi uno per uno. Io ringrazio Daniele Carcea, già componente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, Francesco De Palo, giornalista e saggista, Paolo Musumeci, già collaboratore di Democrazia Ventesi, e Davide Tutino, consigliere municipale al Municipio 7 per la lista civica Marino.
Grazie a tutti, grazie ai nostri web ascoltatori, alla prossima puntata. E un ringraziamento particolare anche al nostro Donato Volpicella che ci ha fatto da regista da Bari. Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Ciao.